reagisce. Ciao a tutti amici, benvenuti o bentornati nel mio canale. Oggi stiamo andando a provare Ronny perché raga, ho appena mappato la moto. Oh, sentitelo come spara. Allora, se vedete questo quadratino qui, questo riquadro sul display, è perché purtroppo mi rompono le scatoline con la velocità, quindi ho praticamente attappato la prima cifra. Comunque sappiate che di prima fa 160, quindi poi insomma fate voi. Prima di parlarvi però della mappatura, voglio prima farvela vedere. Prima e seconda, vediamo come reagisce. Porca la madonna, cioè... sto sempre su una gomma, raga, porca troia. No, ma ne... no, ma è inguidabile, raga. Cioè, raga, ma veramente. Cioè, io non sapevo di averci tutta sta potenza in sta moto. Ok, raga, solo per gli iscritti di sto canale, sperando che non me la do sul muso, vi faccio un bel launch control. Guarda, questo ve lo dedico, devo solo trovare un attimo il coraggio di rimanere a gas spalancato, però ce la posso fare. In che senso? In modo che comunque tende ad alzarsi e grazie ai controlli poi si riabbassa, ma mica, cioè, non è una bella cosa proprio. Beh ragazzi, siccome adesso comincia un bel pezzo guidato, io vi lascio al sound dell'R1. Voi fatemi sapere se vi piace o no, e intanto io mi godo un bel giretto. Bella. Controlli. Qualcosa mi dice che mi sono fermato nella parte sbagliata per fare le foto. C'ho la strada e lo sprofondo. La strada, lo sprofondo. Porca loca, ragazzi, stiamo arti, eh. Allora, raga, quindi in poche parole ho mappato la moto da Tecnomoto di Petralla. Vi lascio il link in descrizione, così se lo volete contattare non avete problemi a trovarlo. Comunque hanno il loro sito e la cosa bella è che possono anche farvi centraline, diciamo, a distanza, e poi ve le mandano. Ma che cacchio sta a fare quello là? Porca troia, raga, cioè la gente è esaurita veramente. Sta all'esterno della curva, no? Perché devi passare all'interno e poi in mezzo al bosco ci hai messo, ma vabbè, lasciamo sta. Guardate che, cioè, adesso è un vero mille. Cioè, esce dalle curve a un filo di gas, e poi è migliorato tantissimo
l'on off, diciamo, perché comunque già riaggiustando solo la carburazione è meno scorbutica. Tendo con il gas pelato, cioè se voi siete qui, immaginate a manetta, poi andate di gas pelato, la moto prima era un po' scattosa e questo è un po' sinonimo della carburazione troppo magra. La moto è veramente cambiata totalmente. Io vi consiglio di mappare se avete scarico e filtro, non tanto per la potenza sulla mappa quanto per carburazione troppo magra, sicuramente alle lunghe porta ad un'usura maggiore del motore. Ho mappato da Tecnomoto a Vetralla, vi lascio il link in descrizione così non potete sbagliare, che oltre ad essere una persona gentilissima e disponibilissima è veramente tanto preparato. Sì, è andata a 9.000, vi regala 2-3 cavalli in più sulla moto. No, scherzo. Vediamo mercoledì ore 21 come sempre. Mi raccomando raga, iscrivetevi al canale, perché ho visto che in tanti guardate i miei video ma non siete iscritti al mio canale, cavolo. Quindi dovete farlo, perché ovviamente fa tanto piacere e oltretutto mi aiutate nella crescita comunque del canale. Quindi ciao. Ciao a tutti amici, benvenuti e bentornati al mio canale. Oggi siamo da Tecnomoto a Vetralla e siamo con Fabio Socci perché andremo a mappare la moto. Bene, che ci faremo oggi su sta moto? Perché la voglio far camminare, che ci faremo? La facciamo camminare. Allora, più o meno su che andiamo a lavorare? Su? Vabbè, andiamo a lavorare sui classici parametri di una mappatura, quindi la benzina ovviamente, anticipi, varie limitazioni che ci sono di serie su sta moto qua, essendo un Euro 5, quindi ride by wire, anticipi, okay, limitatori di coppia, eccetera eccetera. E andremo anche a togliere quel famoso vuoto che c'è fino ai 7.000, 8.000. Sì, maggiormente l'R1 c'ha quel problema là, come ti dicevo anche prima, okay. 0,60% di gas fino a 7.000, okay, giri sotto, e anche sembra un 1.000. Va bene, allora vanno alle ciance. Cioè, allora con questo ho guadagnato già 3 cavalli. Sono 4 e mezzo. Zona molto magra fino ai 7.000 giri, sì, ma maggiormente il problema grosso è alle aperture parziali. Qui praticamente cioè, comincia ad andare bene qua giù la carburazione, qui è proprio quasi fuori scala, magrissima, sì. Bene, adesso avete visto i lanci da moto originale, adesso il buon Fabio farà una bella mappa. Apertura gas, mappa originale in bianco sottile la potenza, in rosso sottile la coppia, confrontata con quello che è adesso la mappa di adesso. Cioè, praticamente un'altra moto, ci sono punti dove ci sono, non mi interessa guardare le 10.000, al 40% di gas riguarda 7.000, sì, da 73,7 a 90, però sicuramente al 100% la moto male non andava, okay, a tutta apertura è più pulita, sì, a salire, che come dicevo l'abbiamo un po' smagrita, e c'è quel pochino in più che comunque qui ce l'abbiamo, sì, insomma. Sì, sì. Allora, finalmente abbiamo finito. Quando è uscito fuori? Qualche cavalluccio? Allora, sicuramente abbiamo perso 5-6 kg. Vabbè. Noi, quindi di sicuro la moto cammina di più. Sudore. Abbiamo fatto, quindi adesso pure qualcuno che vuole fare la dieta di quelli lì sudo, Tecnomoto. Sudo per dimagrire. Tecnomoto a Vetralla, raga, guardate. Mamma mia. Perfetto. No, vabbè, visto, abbiamo preso, sì, che era 5-6 cavalli, sì, di potenza massima, come ti ho detto prima, non voglio esagerare che erano tutti di mappa, un paio, certo, erano anche che la moto si è affreddata un pochino di più tra una situazione e l'altra, però certo, la moto sicuramente è più, vedrai che sarà più bella da guidare. Ma comunque poi questo caldo, sì, vabbè, questo caldo i cavalli non aiuta, non è neanche troppo reale, perché con 40, esatto, gradi purtroppo Merelle non è. Però abbiamo migliorato pure la percorrenza, diciamo, quindi la curva, sì, perché tutto quello che sono le aperture parziali di gas te l'ho fatto vedere lì, certo, in grafico, poi magari ti ristampo così, certo, lo metteremo, certo, meglio.
e lì la moto è cambiata drasticamente. Poi adesso certo, fai in girettino. Ma me la vado a provare proprio subito. Provi subito. Comunque adesso vi lascio il link in descrizione, così se volete contattarlo contattate. Intanto me la vado a provare sta moto, va. Cattiva.